di analisi lucida, equilibrata dei fenomeni criminali, la capacità di creare collegamenti tra i fatti, che è fondamentale per un ottimo investigatore quale lui è, e inoltre ne apprezzo la grande capacità di motivare e organizzare gli uomini, perché evidentemente da soli non si arriva a nulla, si può solo perdere. Lui ha uno staff, una squadra che organizza e che motiva in maniera splendida. Ci dia, dottore Calvino, qualche indicazione più ancora di dettaglio su questa interessante operazione. Intanto grazie, signor procuratore, per le belle parole che mi ha riservato e che mi mettono un po' di emozione dette da lei. Volevo anche comunque dire che è un lavoro di squadra a cui lei sempre ha creduto, però nello stesso tempo vorrei sottolineare che questa indagine è oggi il frutto di tanti sacrifici. In particolar modo un apprezzamento va rivolto a tutti gli uomini della direzione investigativa antimafia che hanno permesso di far sì che questo lavoro potesse oggi essere raccontato da noi tutti. In particolare sono state superate delle difficoltà importanti perché si è valicato anche una soglia importante che era una rimessa che era spesso vigilata dagli uomini del clan Cappello, dove è stata posta l'attenzione degli investigatori. E questo è stato un compito molto arduo perché registrare e comunque captare le riunioni fatte all'interno di una rimessa che non era accessibile dall'esterno, questo ha consentito di fare il salto di qualità all'attività investigativa. Dall'altra parte il quadro che emerge è un quadro desolante, perché i pubblici amministratori non vengono cercati sempre dalla mafia, ma a volte sono loro che vanno a cercare la mafia. E questo è un fatto veramente desolante. Come ha detto bene poc'anzi la dottoressa, ha detto che dei pubblici amministratori hanno chiesto di essere protetti dalla mafia, proprio perché comunque in quel criterio di spartizione di appalti forse non avevano mantenuto gli impegni con le altre organizzazioni criminali, quindi non c'era un criterio di rotazione. Si sono registrati momenti di grande fibrillazione. La direzione investigativa antimafia ha anche evitato che una spedizione punitiva nei confronti di un soggetto di Siracusa, che è rapportata anche nella stessa ordinanza, venisse portata a compimento, a seguito di numerosi attentati che hanno destato non poco allarme sociale nel territorio di Avola, quando vennero incendiati più volte i camion della EF Servizi. L'imprenditore che si presenta in doppio petto blu esige dalle organizzazioni criminali una risposta immediata, perché non poteva essere offesa la città di Catania, quindi la famiglia di Catania, che aveva interessenze anche in quei territori. Altro dato e aspetto che non è di poco conto è che proprio quando viene narrato nel comune di Mister Bianco, perché l'interdittiva antimafia fa riferimento al comune di Mister Bianco, quando può passare che il funzionario dell'amministrazione pubblica sbagli la PEC per trasmettere gli atti, quindi il contratto come previsto per legge, per avere poi le informazioni antimafia sulla società che a sua volta vince l'appalto. Però queste informazioni, che sono state restituite dalla prefettura con solerzia, non sono state raccolte dalla pubblica amministrazione e quindi l'appalto non è decaduto. Perché? Perché l'imprenditore foraggiava con delle somme di denaro sia nel momento in cui otteneva le provviste, quindi ottenendo i servizi, ma ancora di più la cosa più grave che è stata registrata in questa indagine, che sono stati sottratti i soldi ai contribuenti.